Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Iniziato a Siracusa il G7 Agricoltura e Pesca, presenti i paesi africani. Obiettivo intensificare la coltivazione al di là del Mediterraneo, per la sicurezza alimentare delle popolazioni e per ridurre le migrazioni in Europa. Da Palermo il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, conferma presto i termovalorizzatori. L'isola sarà fondamentale come ruolo nella distribuzione energetica. Incendi del 2023, class action per danni contro la regione, chiesti 2 milioni di euro di risarcimento. Nuove proteste nelle località senza acqua, a Enna esposte in procura. A Caltanissette i cittadini continuano a chiedere risposte. Una nonna si incatena a Gela. Import ed export di droga, smantellata un'organizzazione internazionale che rivendeva gli stupefacenti a Malta e riforniva le principali piazze di spaccio siciliane. 9 gli arresti tra Catania, Oristano e Udine. E poi il calcio continua, il momento no del Catania, fermato in casa sullo 0-0 da Cerignola. Riscatto Trapani che rifila una cinquina al Potenza, pari del Messina sul campo del Latina. Dunque bentrovati, entra nel vivo il G7 a Siracusa dedicato ad agricoltura e pesca. Nel pomeriggio il forum dei paesi africani in diretta da Ortigia, la nostra inviata Roberta Lunghi. Roberta. Grazie, prendo la linea appunto dal Palazzo Comunale di Siracusa, da dove abbiamo avuto la possibilità di seguire peraltro un concerto davvero interessante della fanfara della Polizia di Stato, ma ne parleremo tra poco. Hai detto bene, l'Africa è stata assolutamente al centro della prima giornata dei lavori del G7, al cospetto dei ministri dell'agricoltura dei paesi membri e delle delegazioni africane di 11 paesi africani, un'Africa che ha parlato di numeri davvero tristissimi per quanto riguarda appunto la fame e le persone che patiscono la fame, con una prospettiva drammatica verso il 2025. Ad aprire e chiudere i lavori al cospetto di tanti giovani è stato il ministro Lollobrigida, che ha parlato da quella che ha definito una terra che fa da ponte, la Sicilia appunto, fra l'Africa e l'Europa. E ha insistito sul valore del G7 come luogo dal quale devono partire delle soluzioni reali, delle soluzioni concrete per i paesi africani. E noi oggi vi facciamo sentire il contributo del Keniota, che è il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale appunto degli Agricoltori, che ha parlato dei gravi problemi che si patiscono in quel paese. Un incontro come quello di oggi innanzitutto è importante perché gli agricoltori sono qui, hanno un posto intorno al tavolo delle decisioni, hanno la possibilità di esprimere i loro bisogni e di comunicarli direttamente ai ministri, al ministro italiano che ha la presidenza di turno. Per gli agricoltori africani le problematiche sono innanzitutto il cambiamento climatico, costruire un futuro di resilienza, stanno soffrendo, sentendo le conseguenze. Seconda questione assolutamente vitale è garantire l'accesso al credito, poter investire, il costo del credito in Africa è estremamente elevato. Terzo, attrarre giovani in agricoltura e infine occuparsi dei servizi sociali, della parte diciamo di inclusione e per gli agricoltori e le loro famiglie. E avete sentito quelli che sono stati appunto elencati come dei problemi reali, e di problemi si è parlato in questo G7 anche per quello che concerne l'agricoltura del nostro paese. Nel pomeriggio si è assistito a uno spettacolo importante, ve lo dicevo in apertura, prima l'arrivo del capo della polizia che si è seduto in prima fila insieme al ministro Lollobrigida per assistere a un spettacolo, quello della fanfara appunto della Polizia di Stato, che ha intonato
brani tra i più disparati, abbiamo sentito da Renato Zero fino alle canzoni del folklore siciliano. E a questo punto, a proposito dei problemi appunto di cui vi parlavo per quanto riguarda l'agricoltura siciliana, la Coldiretti con il suo presidente Prandini ha chiesto alla politica delle risposte concrete. Sentiamo. Sì, assolutamente. Abbiamo discusso con le altre rappresentanze agricole che compongono il G7 un documento unitario da presentare a tutti i ministri che sono oggi invitati, dove mettiamo al centro regole chiare. La prima, la reciprocità. Regole che devono essere confrontate fra di loro senza che ci sia una forma di concorrenza sleale su principi che in alcuni paesi vengono vietati e in altri sono consentiti. Andremo a limitare quelle che sono le importazioni di prodotti che provengono da altri paesi ma che non rispettano le stesse regole che vengono imposte in questo caso alle imprese agricole italiane e europee. Diventa un elemento di trasparenza, in questo modo li aiutiamo a crescere, non li vogliamo penalizzare. Contestualmente dobbiamo anche saper valorizzare però quella che è una economia interna loro, dove paradossalmente tanto di quello che producono poi viene esportato e non viene messo a disposizione della loro popolazione. Stiamo già lavorando, compreso il fatto che nelle scorse ore abbiamo incontrato il futuro commissario all'agricoltura, e proprio queste sono le regole che gli abbiamo chiesto di inserire in tempi brevi, quindi reciprocità, codice doganale che va modificato e giusta redditualità per il lavoro dei nostri agricoltori. E domani una ennesima giornata di lavori appunto del G7, ci si chiuderà al Castello Maniace, si passerà dall'aperto della Piazza Duomo a una serie di sessioni, saranno tre anche domani a partire dalle 9, un appuntamento nella serata con il grande ritorno di Eleonora Bagnato al Teatro Greco di Siracusa, alla presenza del neo ministro alla cultura Giuli. È tutto. Grazie Roberta, andiamo avanti. Il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin oggi a Palermo. L'esponente del governo Meloni conferma: la Sicilia si doterà presto di termovalorizzatori, e poi aggiunge: l'isola sarà fondamentale come ruolo nella distribuzione energetica. Marco Gullà. Dai termovalorizzatori al ruolo della Sicilia nella distribuzione energetica, un'isola in mezzo al Mediterraneo che, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha un ruolo davvero fondamentale. L'esponente del governo Meloni ha parlato del futuro ruolo della Sicilia, soprattutto sotto il profilo dell'energia, intervenendo al molo trapezoidale di Palermo per la seconda edizione di Risorsa Mare. La Sicilia, l'Italia e la Sicilia in particolare sono l'incrocio di quelle che sono le forniture d'energia. In Sicilia arrivano due pipeline dall'Africa che ci portano 35 miliardi di metri cubi di gas, ma in Sicilia arriveranno le linee elettriche importanti, nuove. C'è uno spazio di sviluppo enorme. Una parentesi è stata poi dedicata al tema dei rifiuti, uno dei nodi cruciali da sciogliere per la Sicilia, alle prese con l'ancestrale emergenza dello smaltimento dell'immondizia. La regione deve, in questo caso sta andando avanti con il piano rifiuti, perché, e poi automaticamente con quelli che sono i rifiuti non differenziabili e non portabili a materia prima, seconda o riciclabili, devono andare in termovalorizzatori, quindi si doterà anche di termovalorizzatori. Battuta finale dedicata invece ai rifiuti speciali. Ci sono le scorie ad alta intensità delle vecchie centrali, dove abbiamo quasi tutto in Francia e in Inghilterra, e quelle dovranno andare in un deposito geologico che bisognerà valutare seriamente dove fare. Incendi del 2023, un'associazione cita per danni la regione, chiede 2 milioni di euro di risarcimento. Eva Spampinato. Abbiamo patito l'abbandono di tutti, della forestale, dei vigili del fuoco, nessuno è intervenuto in quella notte di rogo tremendo. La notte del 25 luglio del 2023 ha segnato le vite di decine di persone che hanno assistito inermi alla distruzione delle loro case e di vastissimi territori palermitani che ancora oggi fanno i conti con il dissesto idrogeologico seguito dalla devastazione causata dagli incendi. Stavolta si porta a casa, guarda cosa c'è!
adesso 18 persone che hanno subito enormi danni ad abitazioni e attività commerciali, unite insieme in una class action promossa dall'associazione Isola Fenice, su impulso della chef palermitana Bonetta Dell'Oglio, chiedono un risarcimento danni alla regione siciliana per 2 milioni di euro. Siamo stati ricevuti addirittura dal presidente Schifani, il quale ci disse: non vi preoccupate perché non vi abbandoneremo. L'atto di citazione nei confronti della regione è stato depositato in tribunale a Palermo dallo studio legale Parmigiano e Associati. L'azione si basa sulla questione che la regione non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di controllo del territorio e prevenzione degli incendi. I territori colpiti sono quelli di Cefalù, Gratteri, Gibilmanna nel palermitano e poi ancora diverse zone del Trapanese nella provincia di Messina. L'IRFIS fa il bando con una cifra veramente ridicola, perché 50.000 alle prime case, 25 agli altri, alle seconde residenze, e ci comunica che noi eravamo rimasti esclusi perché appunto non avevamo diritto a nessun risarcimento danni. La lotta di Bonetta Dell'Oglio, che dell'amore per il territorio siciliano e i suoi prodotti tipici ha fatto non solo un lavoro ma anche una missione nella divulgazione dell'importanza della cura della biodiversità, non si fermerà qui. Noi pretendiamo di essere assistiti nel paese più tassato d'Europa. Non ci potete trattare così, no. Da Caltanissetta a Enna continuano le proteste contro la mancanza dell'acqua. La popolazione chiede risposte immediate dalle società responsabili del servizio idrico e dalle amministrazioni locali. Gerry Italia. Ottavo giorno di protesta a Caltanissetta, dove un centinaio di cittadini si sono radunati davanti alla sede di Caltacqua, la società che gestisce il servizio idrico. I manifestanti chiedono chiarezza sui turni di erogazione dell'acqua e la rescissione del contratto con la società, dopo settimane di caos. Alcune aree, come Contrada Niscima, non ricevono acqua da 3 mesi. Durante la protesta una donna ha avuto anche un malore ed è stata soccorsa da un'ambulanza. Il sindaco, Walter Tesauro, è intervenuto per calmare gli animi, mentre la polizia ha bloccato il traffico nella zona. Intanto, un vertice in prefettura ha visto la partecipazione di Caltacqua e Siciliacque, che si sono impegnate a ripristinare la fornitura entro la settimana. Anche a Gela la situazione è ancora tesa. Nei giorni scorsi, nonostante la turnazione a giorni alterni sia stata ripristinata, una scuola è rimasta senza acqua, spingendo una nonna a incatenarsi davanti al municipio. Come mai si è arrivata l'acqua sabato? Sabato e domenica la scuola era chiusa, lunedì mattina non c'è acqua. Lo chiedo al bidello e mi risponde: signora, sì, perché abbiamo il motorino che non pesca a sufficienza quando arriva l'acqua, il serbatoio che perde e quindi rimaniamo senza acqua. Benissimo. Ora, calcolando che la scuola si è chiusa a giugno e che si è riaperta a settembre, durante questo periodo, chi doveva provvedere a sistemare il discorso dell'acqua? Le proteste intanto continuano anche a Enna, dove l'acqua arriva ogni 6-7 giorni con punta di emergenza a Nicosia. Il comitato senza acqua ha presentato un esposto in procura accusando il gestore Acqua Enna di interruzione di pubblico servizio. La popolazione è esasperata, con oltre 400 persone che hanno partecipato a un'assemblea cittadina per chiedere interventi urgenti. Import ed export di droga. La Guardia di Finanza smantella un'organizzazione internazionale che rivendeva stupefacenti a Malta e riforniva le principali piazze di spaccio siciliane. 9 gli arresti. Tonino De Mano. Catania, Oristano, Udine e poi Malta. Ruota su queste direttrici il blitz antidroga effettuato dalla Guardia di Finanza Etnea, che ha sgominato un traffico internazionale di stupefacenti. 9 gli arresti, ma ci sono anche 12 indagati. L'operazione, denominata El Loco, il pazzo, ha incluso anche il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di quasi 500.000 di euro. 2 i gruppi criminali finiti nel vortice giudiziario. Il primo era operativo nell'Interland Etneo e nella provincia di Siracusa, ma con propaggini transnazionali. Si procurava cocaina, hashish e marijuana in Spagna per poi esportare la roba a Malta. Nel corso dell'indagine sono emersi rapporti d'affari con un esponente del clan Cappello Bonaccorsi, condannato per mafia, che sarebbe risultato uno degli investitori. Il secondo sodalizio si occupava invece della vendita al dettaglio del narcotico nelle piazze di spaccio della provincia Etnea e Aretusea. Uno degli indagati sarebbe stato il collante tra le due bande. Nell'una avrebbe svolto il ruolo di longamano per l'esecuzione degli ordini, occupandosi prevalentemente dei viaggi e della logistica di spedizione e trasporto dello stupefacente. Nell'altra, quale promotore, si sarebbe stabilmente occupato della cessione delle partite di droga approvvigionate dalla Spagna agli altri criminali per la successiva gestione della vendita al dettaglio. Complessivamente sono stati sequestrati 18 kg di cocaina, 41 kg di hashish e 50 di marijuana.
Il film Iddu, il padrino, ispirato a Matteo Messina Denaro, non sarà proiettato a Castelvetrano, città natale del boss. Il rifiuto arriva dal gestore dell'unica sala. Non ci interessa. Adelaide Barbagallo. Sono scene di Iddu, l'ultimo padrino, il film sulla storia di Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo il 16 gennaio 2023 e morto il 25 settembre dello scorso anno. Uscirà in tutte le sale italiane, ma non a Castelvetrano, città natale del boss. Il netto rifiuto è arrivato dal gestore del cinema Marconi, Salvo Baccarino. Non interessa, non mi riguarda, tuona lapidario. Perché questa chiusura netta? In parte, invece, il film lo riguarda molto da vicino. Uno dei due personaggi principali della pellicola, interpretato da Tony Servillo, si rifà proprio alla figura del padre Antonio, arrestato e condannato per traffico di droga, morto nel 2021. Era stata accolta la sua richiesta di revisione della sentenza e si era messo a disposizione dei servizi segreti per la cattura del super latitante Messina Denaro. A questo scopo aveva intrattenuto una lunga corrispondenza con il capomafia. Io sono una vittima, io sono innocente. Sei morto. Come il tuo amico Don Gaetano. Ha ragione il gestore del cinema, afferma Giuseppe Cimarosa, da noi raggiunto al telefono. Cimarosa è parente di Messina Denaro, ma si è sempre dissociato dalla famiglia del boss e non ha mai voluto avere a che fare con la mafia. Nel film, spiega, si descrive come figura ambigua Antonio Baccarino. Sarei d'accordo se si mettesse in ridicolo il boss. Perché gettare ombre su altri? Siamo certi che Baccarino non sia stato vittima del sistema? Occorre far emergere la verità sulla non cattura di Messina Denaro, cercato a lungo e mai trovato, pur vivendo alla luce del sole. Certe storie non vanno romanzate, chiosa. Ma alcuni vorrebbero che il film venisse proiettato, tra loro il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, che dice di voler convincere il gestore del cinema a cambiare idea. Parliamo di verde, Catania, fanalino di coda tra le grandi città italiane. Alberi e giardini occupano solo il 22% dello spazio urbano e in estate l'esposizione al sole diventa devastante. Tonino De Mano. Alberi e giardini occupano soltanto il 22% dello spazio urbano. Se la matematica non è un'opinione, l'ultimo posto di Catania tra le 12 grandi città prese in esame, i dati si riferiscono al 2022, certifica la scarsa propensione green della città etnea. Lo mette nero su bianco il report dell'Husqvarna, che si è basato su rilievi satellitari, immagini che non lasciano spazio ad interpretazioni, con una netta diminuzione delle aree a verde. Conforta però un dato: Catania, seppur ultima, fa registrare il miglior incremento positivo rispetto alle città analizzate, con più arbusti piantumati rispetto a quelli rimossi. Alberi che però ombreggiano soltanto il 16% del territorio, con una perdita netta di copertura di chioma arborea che non consente riparo a quanti si avventurano in passeggiate nelle ore centrali del giorno. Chi può cerca riparo a Villa Bellini, uno dei pochi polmoni verdi rimasti, anche se negli ultimi anni lo storico giardino ha subito pesanti perdite. Alberi tagliati un po' ovunque in nome per conto della sicurezza, a volte rimpiazzati, altre volte abbandonati a se stessi e senza irrigazione, come abbiamo documentato al librino. Catania brilla invece alla voce verde incolto, con rigogliosi cespugli che ricoprono strade e marciapiedi. Non è esente il cimitero di via Acquicella, che di monumentale ha anche la vegetazione che invade loculi, cappelle e vialetti. Una breve pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia. Adesso il calcio. Frena il Catania, che non va oltre lo 0-0 contro il Cerignola, che ha conquistato solo 2 punti nelle ultime 3 partite. Al Massimino un tempo per parte e pareggio giusto, ma la vetta rischia di allontanarsi. Marco Carli. 2 punti nelle ultime 3 partite, 2 0-0 consecutivi al Massimino e l'ennesimo infortunio a centrocampo, questa volta per Sturaro, coinvolto il collaterale del ginocchio sinistro. Sono le notizie negative del Catania, che con il Cerignola parte bene mettendo in mostra soprattutto l'ex D'Andrea e Lunetta, ma fallendo qualche chance importante per passare in vantaggio. Poi nella ripresa il calo, con i pugliesi che, senza rendersi particolarmente pericolosi, esercitano una chiara supremazia costruita anche dalla conoscenza. Raffaele, al contrario di Toscano, può contare su un gruppo
già rodato negli scorsi campionati. Secondo me potevamo e dovevamo fare meglio dal punto di vista dell'intensità e del ritmo, e in quello dobbiamo crescere e alzare il livello di prestazione individuale e di squadra. Al netto degli infortuni e dell'indubbia frenata, c'è anche la considerazione di un calendario che finora ha messo di fronte gli etnei alle squadre che occupano la parte più alta della classifica. Abbiamo affrontato nelle ultime tre gare tre squadre in salute, che lo sta dimostrando la classifica. Noi probabilmente è un periodo non fortunato sia per le occasioni sia per gli infortuni. Fra le note liete della serata del Massimino, il movimento di D'Andrea che ha messo alle spalle l'infortunio estivo. Mi sono ripreso, sto lavorando bene e devo ringraziare lo staff medico e lo staff del mister e di tutti quanti se adesso sto così. Trapani da urlo, i Granata vincono 5-1 sul campo del Potenza e si rilanciano in classifica. Lescano e Fall micidiali. Franco Camarrasano. Dimostrazione di potenza in quel di Potenza da parte del Trapani, che dopo due pareggi e tre calci di rigore sbagliati rialza la testa e dà un segnale forte al campionato. Finisce 5-1, una partita declinata non facile alla vigilia, ma che la squadra granata ha stravinto con una prestazione straripante per qualità di gioco e concretezza. Già al settimo si è portato avanti col senegalese Fall, che ha battuto Cucchetti in uscita. Al dodicesimo il gol dell'ex, ovvero Luigi Silvestri, con un destro al volo sugli sviluppi di un angolo. Al 34esimo Trapani vicino al 3-0 su una conclusione ravvicinata di Carice respinta dal portiere, ma al 39esimo l'esperto Caturano ha riaperto la gara in occasione del primo angolo a favore dei lucani. Un 2-1 bugiardo tenuto conto della prova del Trapani, che nella ripresa però dilagava. Il Potenza, ridotto in 10 per l'espulsione di Novella, subiva il 3-0 al 63esimo ad opera di Bifulco, prima che Facundo Lescano, subentrato a Canotè, non si ergesse a protagonista con una doppietta. Primo gol al 74esimo sugli sviluppi di un'azione ben manovrata sulla sinistra e tre minuti dopo con una prodezza delle sue, con un ampio pallonetto che ha scavalcato Cucchetti. Finisce così l'astinenza della argentino, ma anche quella del Trapani, che torna al successo e dà un avvertimento a chi gli sta davanti in classifica. Primo punto in trasferta per il Messina, che pareggia 1-1 al Francioni di Latina. Sergio Colosi. Il Messina si sblocca a Latina, dove conquista il primo punto in trasferta. Nel primo tempo i gol, nella ripresa i pali. Modica cambia il modulo 5-3-2 e quattro interpreti, salvo Marino, Frisen e Cominetti. Latina con due novità, Ercolano e Ndoi rispetto ad Avellino. Minuto di raccoglimento per il direttore sportivo Argurio. Primo tempo equilibrato, spezzato dagli episodi. Al 29esimo Pedicillo, al primo centro da professionista, batte Zacchi. Pareggio del Latina al 35. Disastroso Curtosi sulla conclusione innocua di Riccardi, con Capanni ancora decisivo dopo Avellino. Recidivo il portiere del Messina, che più tardi prova a riscattarsi su Capanni. La ripresa inizia nel segno di Salvo, che prima colpisce il palo e poi subisce un colpo in pieno volto da Crecco, graziato con un giallo. Meglio il Messina, Pedicillo sfiora la doppietta. I cambi però favoriscono il Latina, con la qualità di Improta e dell'ex rossazzurro Bocic, fermato dal palo. Finisce 1-1, primo pareggio esterno per i giallorossi, terzo consecutivo in casa per i nerazzurri. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.